Signori, il vino, il nettare degli dei. Sapete cosa ricordo quando annuso il vino? Ricordo l'odore della cantina di mio nonno. In effetti, dire ricordo l'odore è sbagliato, perché l'odore non si ricorda, l'odore fa ricordare. Il meccanismo che collega la diffusione nell'area di una qualsivoglia essenza, la percezione da parte di un sistema olfattivo e il risveglio di un ricordo, rientra nell'ambito della memoria olfattiva. Cos'è e come funziona? Cerchiamo di farlo praticamente, facciamo un piccolo esperimento. Innanzitutto abbiamo bisogno di una sorgente che emani un odore abbastanza intenso ed abbastanza vicino da poter dominare quella che viene definita scena sensoriale, in questo caso quella dei nostri giudici. La scena sensoriale deve essere dominata da quelle che sono le molecole dell'odore che si muovono attraverso l'aria e nel momento in cui avviene uno spostamento di quest'ultima, quindi in presenza di vento, si muovono e si incanalano attraverso il vento. Ed è per questo motivo che i nostri amici animali vanno a ricercare quelli che sono gli odori e gli oggetti che lo emanano andando contro vento. Cosa accade? Innanzitutto le molecole giungono a livello dell'epitelio olfattivo che si trova nell'uomo a circa 7 cm a partire dalle narici. Le molecole si dissolvono all'interno dell'epitelio olfattivo in quelle che sono i recettori di questo sistema, che è uno dei sistemi chimici che viene definito. Una volta che si dissolvono queste sostanze odorifere, innescano quello che è un meccanismo elettrochimico, quindi una sorta di attività neuronale che giunge sino al cervello. Quindi, per farla breve, abbiamo le molecole che sono le chiavi, i recettori che sono le serrature, nel momento in cui combaciano ed entrano in contatto, si spalanca una porta fatta di un corridoio elettrochimico che giunge al cervello. A questo punto il cervello andrà a memorizzare un odore se nuovo, in caso contrario lo andrà ad associare. Lo andrà ad associare a quello che è un evento di vita vissuta, come si suol dire, quindi un ricordo. Cosa accade? Praticamente avviene una comunicazione molto rapida a livello neuronale tra quella che è la corteccia entorinale, che è la corteccia del cervello deputata alla percezione emozionale degli odori, che viene associata e va ad entrare in collegamento con quello che è appunto l'ippocampo, ovvero la regione del cervello dove risiede la memoria a lungo termine. Avviene quindi questa sorta di comunicazione tra aree del cervello apparentemente distanti, apparentemente scollegate, che vanno a creare una sorta di linguaggio, un linguaggio elettrochimico che permette uno scambio di informazioni appunto dal punto di vista olfattivo. Cosa accade quindi? Che fin dall'alba dei tempi si è associato quello che è l'odore dell'incenso a quelli che sono i luoghi religiosi, quindi magari tutti noi lo associamo a questo, anche i nostri giudici lo associano, ma da quest'oggi, quando annuseranno l'incenso, magari in chiesa, magari in un qualunque altro posto, associeranno questo ricordo, questo odore, ad un ricordo, ovvero il ricordo di un ragazzo con una capigliatura improbabile, colpa del mio parrucchiere, di solito è bravo, che il 20 aprile 2018, qui al Parco Auditorium, al Parco della Musica, ha reso l'aria dell'auditorium simile a quella delle più sacre stanze del Vaticano. Grazie.